Pinnae, replica di Benetello, grande azione. 32 anni, per tre volte campione del mondo a squadre, tre volte membro del team campione d'Europa e due volte campione della Coppa del Mondo. È appena diventato campione del mondo l'ultimo a ottobre del 2000, mentre Davide Benetello era stato sconfitto da Christophe Pinnae ai campionati del mondo, quindi qui c'è proprio una vera e propria rivincita. È un incontro che vediamo improvvisamente, grande azione immediata da parte di Pinnae, replica di Benetello, grande azione. A commentare com'è il combattimento il maestro Maurizio Carugati. Grande ritmo di questi due atleti. Sì, hanno iniziato proprio con un grossissimo, un grande ritmo e alla grande. Gli faccio i miei migliori auguri perché è un atleta che se lo merita, Davide, perché è molto molto interessante, molto bravo e ha diciamo sempre dimostrato una grossa capacità, ecco, vedete proprio nei calci il suo punto di forza, e l'ha sempre dimostrato in tutti i combattimenti da lui affrontati. Dea Shibarai di Christophe Pinnae. Punto, viene dato il punteggio. Vedete, c'hanno le bandierine con cui segnalano a chi va il punto, il rosso, il francese, il blu invece l'italiano. Eh sì, queste spazzate a terra sono sempre micidiali perché escono un po' sempre dal raggio d'azione e dal raggio visivo soprattutto di quello che è l'atleta. Hanno deciso di dare grande spettacolo. Io ai campionati anche più importanti non ho mai visto un ritmo di questo genere. Uramawashi di Pinnae, calcio a uncino, ci ha provato, niente di fatto. Stanno facendo lo spettacolo, ovviamente non c'è in palio nulla se non l'onore, il che forse li stimola ancora di più rispetto a un campionato del mondo in questo momento. Rischiano di più, grande tecnica da parte del nostro italiano. Bellissima, bellissima tecnica, pulita, proprio uno tsuki bellissimo. È interessante notare come è cambiato il karate di anni fa con quello del giorno d'oggi. Molto ritmo, velocità, mobilità, contrariamente a quello di anni fa dove c'era una staticità molto molto più, diciamo, mancata, sì. Sì, allora il ritmo che hanno impresso questi due atleti, incredibile calcio girato da parte di Christophe Pinnae, dicevo, effettivamente anch'io lo notavo e devo dire che è eccezionale vedere i cambiamenti, come tutte le arti marziali, quelle che utilizzano le tecniche di calcio di pugno, si siano per alcuni aspetti notevolmente ravvicinati. Sì, assolutamente sì, anche perché comunque, appunto, come dicevi tu Carlo, le discipline marziali comunque si evolvono nel tempo e quindi automaticamente con questa evoluzione si aggiornano ai tempi in cui viviamo, insomma, ecco, sotto tutti i punti di vista, anche fisicamente, perché ovviamente le tecniche di allenamento migliorano, i modi di allenamento cambiano e quindi automaticamente anche poi quello che è il risultato a livello spettacolare chiaramente ne giova, insomma. Guardiamo l'azione di Christophe Pinnae mentre ritorniamo al centro del tatami per il prossimo, vediamo il prossimo round. Calcio, incredibile l'azione, stanno veramente, hanno deciso di dare grande spettacolo, vediamo. E riprende, è stato sorpreso Benetello da questo calcio saltato girato, riparte col Mawashi ma viene infilato, no, niente di fatto. Vedete, non vengono assegnati punti nonostante le azioni siano veramente pirotecniche. Ecco, è interessante notare come si aprono, ecco, in questo caso c'è stato uno scambio di tsuki, quindi di pugni, di braccia, di tecniche di braccia, però è interessante notare come si aprono la strada comunque con le gambe, quindi con i calci, per poi praticamente dare il colpo risolutore con quello che è diciamo la tecnica di braccio. Male al gomito per Davide, lo conosco personalmente, so quanto non sia uomo da fare scene, anche perché non ce ne sarebbe motivo. Guarda il suo angolo per capire cosa gli stanno consigliando. C'è un attimo anche di pausa, ecco. Ecco, vedete proprio l'agilità nelle gambe di Davide, è veramente fenomenale questo atleta, come riesce a portare le tecniche di gamba in maniera così naturale senza nessuno sforzo. Fantastica! Ai 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 ai! Qui ha preso il tempo. C'è stata un po' di confusione nell'azione. 28 secondi alla fine del combattimento.
un altro calcio uncino da parte di Christophe Pinay, la sua tecnica preferita, ma non è arrivata a bersaglio. Evidentemente gli arbitri non hanno segnalato con la bandierina rossa il punto del francese. Qui però c'è questo, c'è molto bello, e infatti viene dato il punto al francese Christophe Pinay, un monumento del karate francese. Ah, incredibile, si sono incrociati con i colpi. Sì, esatto. Beh, qui diciamo che c'è stato un po' diciamo un colpo contemporaneo da parte di tutti e due gli atleti, e questi sono diciamo i colpi che, se vanno bene, finiscono l'incontro, perché il colpo di contrattacco così praticamente fa finire l'incontro e dà possibilità anche di KO in certi casi. Riprende il match, vediamo se il nostro riuscirà a recuperare. Non abbiamo lo score record, quindi non sappiamo chi dei due sia in testa, ma mettiamo il francese. Intanto vediamo, c'è anche un piccolo fattore campo, se vogliamo essere pignoli, ma questo è nelle regole del gioco. Fa parte del gioco. Quindi il nostro... sono anche abbastanza, cioè iniziano ad essere anche abbastanza provati, perché nonostante la distanza, il tempo non sia molto lungo, però chiaramente le energie spese sono enormi, perché sono comunque movimenti che coinvolgono tutto il corpo, quindi non solo le braccia e le gambe, ma chiaramente tutto il corpo in movimento, quindi chiaramente dà comunque un dispendio di energie enormi, e vediamo proprio appunto dalla faccia, nonostante siano atleti preparatissimi, però ovviamente non sono delle macchine, quindi devono avere anche dei tempi di recupero. E intanto nelle slow motion vediamo la grande agonismo da parte di questi due atleti, la gamba destra di Pinay che pennella nell'aria i suoi calci. Guardate Benetello, abilissimo ad evitare di poco i colpi dell'avversario. Riprende il round successivo. Non c'è molto rumore da parte della folla, assistono molto, un po' freddini, da noi sarebbe stato dei clamori con urla vai Davide vai. Sì, diciamo che in Italia forse è un pochino diverso. C'è da tener conto una cosa, il pubblico di Bercy è veramente diciamo preparato, sì, per nulla togliere al nostro pubblico, che è fantastico, cioè io personalmente lo ritengo uno dei migliori, però ovviamente Bercy, insomma, sono anni e anni che si svolge questa manifestazione con delle partecipazioni a livello di pubblico incredibili, e è un pubblico di intenditori. Infatti in Francia le arti marziali o comunque discipline di questo genere sono veramente diciamo seguite dal grande pubblico, quindi ovviamente davanti a un incontro di questo genere, dove due atleti molto bravi, molto in gamba, insomma, diciamo, riescono a dare spettacolo, è chiaro che il pubblico poi viene ad apprezzare quello che è il gesto atletico, il gesto tecnico vero e proprio. E infatti 13.000 spettatori sono veramente, è il caso di dirlo, se non 13.000 praticanti ci arriviamo molto molto vicino. Questi sono anche i numeri che permettono alla Francia, con grandi federazioni, di ospitare grandi eventi, come fra l'altro un evento che a breve svilupperete proprio con la tua federazione internazionale, perché voi avete un grande evento a Parigi. Sì, il 29 aprile abbiamo praticamente le gare a livello mondiale di Shorinji Kenpo, con dei seminari tecnici che seguiranno appunto la giornata di gare, quindi ci sarà un incontro mondiale, ci vedrà la partecipazione di circa 2000 atleti da 28 paesi. Ovviamente la parte del leone la farà gli atleti giapponesi, ed è interessante notare il fatto che è la prima volta che un avvenimento mondiale di Shorinji Kenpo viene ospitato al di fuori di quello che è il territorio nazionale giapponese, quindi per noi è un evento, ecco, da questo punto di vista. Molto interessante vedere quanto la Francia sia veramente un bacino di culture ideale per poi far crescere questi movimenti sportivi, che erroneamente ritenuti a volte minori poi raccolgono. In Italia stesso, ricordiamo, i marzialisti sono oltre 1 milione, e anzi, onestamente, dopo il grande sviluppo che stanno prendendo alcune discipline, come per esempio la kickboxing, che sicuramente avrà elevato il numero dei praticanti, anche perché in questi istanti non si parla d'altro, e quindi ovviamente dai personaggi dello spettacolo al più normale cittadino, insomma, perlomeno tutti sanno di che sport stiamo parlando, e quindi è un momento
anche, lo ribadiamo, grazie a una certa cinematografia che ci ha sempre dato una mano, oggi col film di Ang Lee, ma ieri con quelli di Bruce Lee. Insomma, è un momento in cui non possiamo proprio lamentarci, Maurizio, credo, è uno dei momenti d'oro, lo stiamo vivendo adesso. Sì, quello assolutamente sì, anche perché parlando anche con la gente, vedendo un pochino, cioè si capisce veramente che tantissima gente pratica le discipline di questo genere, anche perché comunque ci sono ovviamente diciamo atleti bravissimi come stiamo vedendo in questo momento, però non dobbiamo dimenticare tutte le persone, tutti i bambini soprattutto che le praticano a fini terapeutici, a fini diciamo pedagogici, cioè ci sono tantissime sfaccettature di queste discipline che molto spesso diciamo non vengono considerate, che però cioè fanno proprio è l'osso, cioè lo zoccolo duro di quello che sono queste discipline in realtà. E intanto vediamo la fine del combattimento, attendiamo il risultato. Beh, speriamo che Davide riesca a coronare con successo questa performance, perché in effetti è stato bravissimo. Li vediamo, si stanno asciugando. E il, tra l'altro sarebbe, questo è un po' un rematch dopo il campionato del mondo vinto da Christophe Pinard. Attendiamo il risultato. Christophe Pinard. Aspettiamo il numero. 14-11 vince Christophe Pinamici, e con questa immagine diamo spazio al